il levato, ovvero il lievito madre, e viene, si fa con 100 grammi di farina, sì, di semolo, anche di grano, anche 00 è uguale, 100 grammi, l'acqua che prende per fare poi una specie di poltiglia, che però è troppo morbida, dovrà essere un po' più dura, e un cucchiaino di miele. No, ho usato, no, non il miele. Il miele va perché innesca la fermentazione dei lieviti. È funzionale proprio. Sì, è funzionale. Innesca la lievitazione, cioè risveglia i lieviti che sono già contenuti nella farina. Sì. Quindi deve essere lasciato con uno straccio umido sopra per 48 ore. Dopo le 48 ore si dovrebbe sentire un certo odore di fermentazione, si rimpasta con un altro po' di farina e si lascia per altre 48 ore. 200 grammi di farina, un cucchiaino di miele, l'acqua che si prende, la impasti come se fosse la pasta per la pizza. Hai detto che ci metti pure un cucchiaino di olio? Sì, un minimo di olio. E una volta che l'hai impastato, il lievito tu che fai? Lo devi far riposare per 48 ore. Si fa una palla, si incopre con uno straccio bagnato, sì, a una temperatura. Quindi metti sta palla che hai fatto dentro, sì, una ciotola e la lasci riposare per 48 ore coperta da uno straccio bagnato. Sì, in un ambiente, una temperatura ambiente non inferiore a 18-20 gradi, cioè non deve essere freddo. Praticamente lo lasci così? Sì, in una casa riscaldata all'interno, oppure non vicino alla fonte di calore. La temperatura lo sta per 48 ore. Scadute le 48 ore si rimpasta con un altro pochino di farina e si lascia senza aggiungere altro e si lascia per altre 48 ore. Dopodiché... Cioè per fare lievito lo fai 4 giorni prima praticamente. Sì, sì. Dopodiché è pronto il lievito naturale. Dopodiché il lievito madre è pronto per essere usato nell'impasto.